esperanza de que tú me llames. Después del huracán viene la calma. Siamo venuti al Costa Web qui da trovare l'amico Zach, in questa bellissima struttura dove si fa il fitness a livello personale, perché ovviamente oggi c'è bisogno di individualità. Chi meglio di lui ci può raccontare alcune questioni che riguardano gli sportivi in generale, ma anche i campioni a un certo punto? Dottor Guido Porcellini, perché? I medici hanno già fatto lo slogan, no? Prevenire è meglio che curare, ma di fatto si può ragionare in questo concetto, cioè nel senso si può intervenire dal punto di vista medico-sportivo, ma soprattutto mentale, per aiutare lo sportivo a avere la prestazione migliore. Sì, beh, partiamo dal fatto che il medico ha fatto lo slogan che prevenire è meglio che curare, poi non lo mette in pratica, perché in realtà il medico aspetta che uno si faccia male per curarlo. Io come medico ed ex sportivo preferirei che un mio atleta non si faccia male, perché poi dimostrare che sono molto bravo a curarlo va bene, perfetto. Il problema è che sono molto bravo se non si fa male. Questo è un mio piccolo vanto per quanto riguarda i professionisti di altissimo livello. Praticamente da quando ho cominciato nel Monte Granaro anni e anni fa, a Siena, con i nuotatori, a Filippo Magnini adesso, Giorgetti eccetera, il calcio, il Varese, di fatto non abbiamo infortuni muscolari. Questo viene fuori da un lavoro interessantissimo e soprattutto importante del team, cioè un medico da solo non conta, come non conta il preparatore o l'allenatore. Se però si lavora insieme con un obiettivo finalizzato alla performance, che deve essere prima di tutto secondaria la qualità di vita, qualità di salute del nostro atleta, allora riusciamo ad avere un atleta che sta meglio, lavora meglio, con costanza, per cui le sue prestazioni migliorano. E tutto quello che noi facciamo non è mai diretto alla prestazione, ma alla salute. La salute poi vi farà migliorare la performance. Il discorso del prevenire è appunto fatto basandosi su dei dati ormai in mio e nostro possesso da tanti anni, per cui valutiamo in primis l'atleta o anche il non atleta, ma insomma lo sportivo in generale, e vengono trattati tutti allo stesso modo, perché alla fine io quando faccio fare delle analisi lì dentro c'è scritto tutto. Il problema è che bisogna saperle leggere, per cui la valutazione di esami clinici banalissimi fra l'altro ci può dare delle interpretazioni interessantissime, cioè se uno è stanco può esserlo perché ha esagerato l'allenamento, perché non ha voglia di fare niente, in un caso viene preso a calci, nell'altro viene un trauma, può essere exactly. Sì, appunto, addirittura appunto ne parlavamo ultimamente con degli allenatori, anche lo stato familiare di un atleta professionista incide sulla prestazione, perché se hai dei problemi seri con tua mamma che sta male, difficilmente poi sul campo rendi davvero bene per lunghi periodi. Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare le condizioni, per cui dove io non riesco a raggiungere il massimo di questo di performance dell'atleta con il cibo, perché è sempre fondamentale, cioè la base nostra di vita è l'alimentazione. Difficilmente si è atleti di alto livello se ci si alimenta male. Anzi, io non ne conosco, a parte vabbè, qualche fenomeno del calcio, ma insomma, scusate, sono diciamo proprio meteo. Gli atleti sono precisissimi. Io con i nuotatori sono responsabile della DN Swim Project, dicevo appunto di Magnini, del quello che abbiamo chiamato il Pull Metal Jacket, con anche la Federica, eccetera. E in questi ambiti qui noi lavoriamo sui centesimi di secondo. È ridicolo pensare che io mi alleno un anno per guadagnare 12 centesimi e poi mangio porchette e vin rosso prima di andare in acqua. È una contraddizione proprio malefica. Allora, importante è perché questi test aiutano a capire l'atleta anche senza conoscerlo, cioè quindi è un aspetto valutativo tecnico, non è influenzato e non è influenzabile. Beh, diciamo che questo è anche una specie di giochetto, perché io in realtà vengo dall'oncologia, dove insomma la clinica bisogna saperne un po', perché se sbagli il paziente muore e questo non è molto bello. E quindi è un gioco che ho sempre fatto con gli allenatori. Però, la prima valutazione. È un gioco nel senso che io voglio avere gli esami senza conoscere l'atleta, se è possibile. Certo. Perché in questo modo mi tolgo dalla testa quello che ho visto, perché magari mi è antipatico o simpatico, potrebbe influenzare me e non le analisi. Invece in questo modo io le leggo e da lì gli faccio sia il profilo diciamo fisiologico che il profilo sportivo, ma soprattutto da queste analisi riusciamo a trovare anche le condizioni umorali, perché a seconda della situazione
umorale, noi abbiamo la produzione di ormoni. Potremmo dire tranquillamente che gli ormoni sono delle emozioni a scopo ritardato, per cui tutto quello che trovo dal punto di vista ormonale mi corrisponde a delle condizioni umorali, per cui mi dà anche la voglia o non voglia di fare le cose, gli overtraining, la possibilità di andare incontro a un overtraining, quindi fermarci prima, perché appunto da queste analisi che io faccio nei momenti per i professionisti, nei momenti clou della stagione, 20-25 giorni prima di un evento importante, perché devo avere il tempo col cibo e l'integrazione fondamentale di poter fare in modo che questo fisico con i propri tempi, perché noi siamo sempre regolari sui tempi fisiologici, cioè siamo un gruppo assolutamente, ma proprio eticamente contrario al doping, per cui anche una sostanza consentita che però mi influenza solo la prestazione, io tendo a non usarla, perché non mi piace il concetto. Lo sport deve essere anche un modo per educarsi, lo sport ci deve insegnare a perdere, ci deve dare, come dire, la modalità di vivere dando il massimo di quello che si può fare. Se poi il massimo vince la gara del condominio, vinceremo quella. Se non vince il mondiale, vince il mondiale. Serve. Beh, comunque il concetto è molto incisivo. Allora, due aspetti. Uno è quello appunto che abbiamo detto in apertura della prevenzione. Il fatto di valutare bene l'atleta in tutti questi aspetti aiuta ad avere la condizione fisica più opportuna in base al momento che lui sta vivendo. Quindi non è una prestazione che inizia e finisce, quindi non porta a un record, ma a un percorso. Questo penso sia la parte più importante. Beh, insomma, la periodizzazione degli allenamenti e dei carichi di lavoro è fondamentale. Noi facciamo con Ravagli, che è il responsabile dello ski roll italiano di fatto, ed è un grande pentatleta, credo si chiami, fatto 10 anni di nazionale eccetera, quindi di atletica ne sa abbastanza. Facciamo delle conferenze in giro per l'Italia, ovviamente gratuite, solo per divulgare questo aspetto, dove spieghiamo la periodizzazione della forza, per cui all'interno di un anno ci saranno momenti clou e meno clou, momenti dove tu devi fare dei carichi di lavoro di un certo tipo e momenti in cui devi magari scaricare. All'interno dei periodi di scarichi magari però c'hai una gara importante che è singola e capita lì, e allora la capacità di gestire i carichi di lavoro, i carichi di forza, l'integrazione rispetto al momento, alla situazione o a quello che stai facendo è fondamentale. Io parto sempre con un'integrazione di base rispetto alla dieta di integrazione, perché l'atleta deve cominciare a capire che cos'è l'integrazione, se la deve sentire addosso. Se io dessi a una casalinga quello che ho fatto fare a Razzoli quando abbiamo vinto le Olimpiadi, questa impazzisce dopo tre ore, ma lo stesso lui, l'integrazione che ha fatto Razzoli il giorno della sua, diciamo, vittoria olimpica, è stato il frutto di conoscenze che sono andate avanti per 4 anni, e in quel momento lì abbiamo avuto la sua performance migliore in assoluto con l'integrazione che abbiamo corretto addirittura fra la prima e la seconda manche, perché era arrivata al punto di capire le proprie sensazioni fisiche in base alle sostanze di cui avesse necessità. Ovviamente loro sono casi estremi, sono solo dei fenomeni della natura, però questo qui è bello perché deve farci capire come l'integrazione deve variare a seconda di quello che stiamo facendo, e anche nel nostro piccolo di uno che va in palestra 3 volte alla settimana, vale per tutti. Devi sapere che se tu fai sport senza dare il nutrimento necessario, lo sport fa male, perché utilizzare il proprio fisico oltre la propria capacità di nutrirlo vuol dire che questo fisico sentirà questa carenza, produrrà degli ormoni particolari, si chiama cortisolo essenzialmente, adesso non è una cosa tecnica, comunque certo, butta fuori degli ormoni che ci impediscono di continuare a bruciare grasso, perché in natura tutti gli stress vengono visti come pericolo, e in natura è più difficile trovare cibo, certo, che non fare esercizio fisico. La natura non comprende la macchina, la COP, non è più semplice trovare cibo. Aveva già escluso delle certe cose. Poi c'è questo bellissimo progetto che vediamo anche nella maglia, no? Con anche grandi testimoni. Ecco, parliamo intanto di questo progetto che tanto voi veicolate anche fra i più giovani, quelli che in qualche modo si possono avvicinare allo sport, quindi nelle scuole, eccetera. Sì, è proprio questo, cioè per lui diciamo che lo sport è un modo di essere. Io sono un rugby, ex rugbyista, per cui, però essere rugbyista vuol dire un modo di essere, e come uno è rugbyista giocando a rugby lo può essere tranquillamente anche andando in piscina, nel senso che abbiamo dei valori importanti che vogliamo condividere. Siccome diciamo per l'obiettivo vittoria si sta molto infangando soprattutto certi aspetti dello sport, noi siamo ancora quelli che vorrebbero ritornare allo sport sano, per cui io ho fatto una squadra di rugby completamente, diciamo, gratuita per i ragazzi, meno per me,
andiamo nelle scuole a portare avanti questo progetto, dove incitiamo la gente a pensare che lo sport deve essere pulito, sano, è un modo di confrontarci, non un modo di vincere, ma un modo di confrontarsi, un modo di crescere, di lavorare. E quindi con Filippo Magnini, di cui sono veramente molto 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 orgoglioso di essere parte di questa vicenda, andiamo a fare conferenze, valutiamo eccetera. Ci sono moltissimi altri nuotatori, perché ovviamente io, facendo parte del nuoto, lavoro, ed è una cosa nata per gioco da due ragazzi toscani che poi col tempo, diciamo, noi ci ha preso, ci è piaciuto, l'abbiamo fatta di getto. Ci sono anche altri progetti del CONI, del federale eccetera, che sostengono diciamo, la cultura antidoping. Noi non abbiamo aderito a questi, non perché non ci aderiamo, perché in realtà aderiamo anche a quelli, ma questo ci è venuto così, l'abbiamo preso e l'abbiamo fatto, senza tanti fronzoli, senza tante, come si dice in Romagna, pugnette. Okay. È un concetto che è chiarissimo. Per chiudere, allora, siamo in questa sede dove appunto c'è questa personalizzazione dell'attività fisica, che però viene curata nei minimi particolari, quindi nelle varie sfaccettature. C'è anche la possibilità quindi di avere un confronto, anche chi non è un atleta professionista o attivo eccetera, qualsiasi persona può comunque confrontarsi con i propri stress fisici e quelli che può portare la fisicità con un incontro, per valutare appunto attraverso questi test, queste valutazioni che sono prettamente cliniche a un certo punto, cioè sono valutate su dei risultati precisi, e incominciare ad approcciarsi nella maniera giusta. Certo, io cerco di portare, in realtà la mia missione me la sento mia proprio, io voglio portare la medicina a livello della gente, cioè, perché andare da un medico che ti parla con dei paroloni che tu non capisci, poi dici esci, cazzo è bravissimo, non ho capito niente, non è il mio mestiere. Io voglio riportare la gente a capire veramente cos'è la medicina e fargli spiegare come cambiare esercizio fisico. Se tu esci dall'ufficio che sei distrutto, se vai in palestra non ti stanchi, ti riposi, perché il cervello, il sistema nervoso centrale, che ha bisogno di cambiare stimoli. Per cui questa metodica di lavoro è fondamentale, perché qui abbiamo, a parte, devo dire, li ho conosciuti anche questi per caso, Zaccheroni, che è il titolare, il deus ex machina di tutto questo, era un amico, ma dentro sono dei persone veramente di altissimo livello, che fanno tutta la ginnastica funzionale, una ginnastica piacevole, mai in sovraccarico, non si usano di fatto pesi, si usano tutti dei movimenti e delle situazioni che possono andare bene per il super atleta, perché è una metodica nata nell'esercito americano, perché dovevano avere, diciamo, esercizi fisici con quello che trovano a disposizione ovunque si trovassero nel mondo, e invece lo possiamo applicare all'infortunato, alla casalinga, all'atleta, o semplicemente a chi vuole avere un po' più di benessere. La personalizzazione, l'individualizzazione dell'esercizio è fondamentale, soprattutto perché ha poco tempo, perché più sei in carenza di tempo, maggiore deve essere la specificità di quello che uno ti fa, e solo un professionista può darti quei consigli. Alla fine fai un terzo delle lezioni, ottieni il doppio, hai risparmiato tanto. Quindi spesso andare da un personal è visto come anche una grossa spesa, in realtà è un grosso risparmio. Ma io, perché poi soprattutto ho visto, dal punto di vista della tonificazione, quello che fanno questi ragazzi con il TRX, diciamo tutta la parte funzionale, esercizi di sospensioni, tutti gli esercizi con equilibrio instabile, è fantastico. Una donna continua ad andare a fare aerobica, a zampettare sopra quei cubi, e dopo 6 anni è sempre identica. Qui in 3 mesi abbiamo un risultato strabiliante. Unito all'integrazione, unito all'alimentazione, e ha una valutazione clinica che gli dà proprio l'ambito di dove si trova, secondo me è il miglior investimento che uno possa fare.